A conclusione del mese della pace ed in occasione della giornata della vita, lo scorso 3 febbraio presso il Palacilento di Torchiara si è tenuta la festa delle associazioni e dei movimenti della diocesi di Vallo della Lucania, la prima del suo genere, ed è stata occasione per tutti i laici impegnati di incontrarsi, conoscersi e riflettere insieme su due temi importanti che pur nelle loro diversità accomunano però tutti i vari percorsi associativi, ovvero la pace e la vita. È una giornata particolare, proprio in occasione della 53esima giornata della vita che i vescovi italiani hanno voluto oramai da diversi anni, che i gruppi si incontrano. È un itinerario che è partito un po' da lontano, dalla giornata della pace, dove i gruppi hanno riflettuto insieme, si sono formati su un itinerario comune e poi adesso insieme stanno celebrando l'esplosione. Non c'è pace se non c'è il riconoscimento dell'altro, non c'è pace se non c'è l'attenzione verso la vita, non solo l'attenzione quotidiana, ma anche riscoprirla come il bene fondante per la persona umana. Questa manifestazione vuole richiamare la nostra attenzione a questo, che si sta bene insieme se ci si accoglie e se ci si dona l'un l'altro. È la prima esperienza questa di laicato unito insieme, nel senso che da poco è nata anche la consulta del laicato a livello diocesano, quindi qual è il messaggio che come pastore lei vuole lanciare proprio a tutti i laici impegnati nella diocesi di Vallo? Che camminare insieme è certamente faticoso, ma è più bello perché ci fa scoprire il valore dell'altro e anche il senso della nostra esistenza. Sindaco, lei oggi ospita il primo appuntamento che il laicato insieme riunito si è dato per riflettere insieme su due temi importanti, pace e vita. Penso era una cosa, diciamo, doverosa accogliere questi giovani, queste persone che si riuniscono qui, come ha detto giustamente lei, per riflettere, perché siamo in una società in cui forse non c'è nemmeno il tempo per la riflessione. E un po' di riflessione soprattutto a questo livello, a livello spirituale, oggi più che mai ritengo sia importantissimo. Lei è il delegato per il laicato della diocesi di Vallo della Lucania e oggi accompagna il laicato di questa diocesi nella prima festa in cui si ritrovano tutti i movimenti e tutte le associazioni. Sì, è per me una grande gioia vedere tanti ragazzi che hanno partecipato a questo incontro, è motivo di soddisfazione. Una nutrita presenza soprattutto dei giovani, perché anche i giovani a tutti gli effetti sono l'asse portante della comunità ecclesiale ed è importante che si riscoprano proprio nel grande essenza di laici, perché non dimentichiamo che la Chiesa non è fatta di preti, la grande maggioranza del popolo di Dio siete proprio voi laici e quindi è da voi che il Signore si attende grandi cose. Siamo qui perché abbiamo desiderato da tanto un incontro di tutte le associazioni, tutti i gruppi, tutti i movimenti cattolici e siamo qui insieme al nostro pastore in quest'anno che è l'anno della fede perché vogliamo essere insieme al nostro vescovo capaci di suscitare entusiasmo per Cristo, per la Chiesa e vogliamo essere in tanti a condividere un progetto, a condividere delle aspettative e soprattutto ad assumere degli impegni e proprio qui insieme al nostro pastore e a tutta l'assemblea diocesana. Siamo qui insieme a tutte le altre associazioni laicali per stare insieme in questo momento di festa che è una giornata che è stata dedicata alla pace e alla vita e per noi è un momento di gioia particolare poter testimoniare insieme agli altri movimenti e altre associazioni la pace e la vita che il Signore ci ha donato. La GESCI raggruppa gli scout cattolici italiani. Siamo qui oggi perché era la giornata diocesana dei movimenti e dei gruppi cattolici e quindi anche noi, siccome siamo chiesa nella chiesa, siamo venuti qui felici di partecipare e di condividere agli altri la nostra esperienza, il nostro modo di fare catechesi, di fare gioia, di fare comunione con gli altri.
l'UNITALS, Unione Nazionale Italiana Trasporti Ammalati a Lourdes Santuari Internazionali, si è estesa a tante iniziative di carattere sociale. Siamo presenti anche per assistenza ai fratelli ammalati in un momento di gioia come quello di questa giornata. Alla fine la testimonianza, io dico, del samaritano che si fa prossimo, e condivide. Ecco, forse il cuore dell'UNITALS lo si vede proprio e soprattutto in giornate come questa. Il desiderio che incendia il cuore dell'uomo è quello di abbracciare tutta quanta la sua vita. Nel movimento la cura particolare che si ha è quella all'aiuto alla persona nella educazione, quindi ci si sostiene nell'educazione, nel senso che ci si sostiene concretamente in quello che è un cammino di fede, legandosi però alla realtà tutta quanta.